Buonasera e ben ritornati a Laboratorio Salute, il nostro piccolo giardino zen che coltiviamo come sempre ogni settimana con grande amore. Spero di avervi preparato una bella puntata ricca di argomenti e incomincio subito con il presentare i miei ospiti perché sono davvero tanti, sono quattro e devo dire che seguono tutti uno stesso filone perché questa trasmissione è stata organizzata insieme ad un volto che già voi conoscete, era già stata qui nei nostri studi in passato e stiamo parlando di Cesarina Zinetti. Buonasera e bentornata nei nostri studi. Buonasera, buonasera. Per chi non la conoscesse già, voglio ricordare che Cesarina è presidente dell'associazione Confluenze Armoniche, docente di yoga e soprattutto è anche esperta di yoga per bambini. Allora, insieme a lei abbiamo organizzato questa puntata di Laboratorio Salute perché c'è un importante evento che voi state organizzando all'interno del quale ci saranno diverse discipline e proprio alcune di queste discipline noi le affronteremo questa sera insieme agli ospiti che abbiamo qui con noi in studio. Allora, innanzitutto, che cos'è Confluenze Armoniche? Confluenze Armoniche è un'associazione nata da meno di un anno che ha messo insieme tante discipline e saperi, dallo yoga al tai chi, alla ayurveda, alla PNL e tanti altri ancora, con lo scopo di far confluire più menti, più cuori, più forze e lavoro verso il risveglio delle facoltà dell'essere umano latenti, quindi l'ascolto della voce interiore e dell'anima, ma soprattutto riscoprire insieme le potenzialità che racchiudiamo dentro di noi, sempre e comunque, ogni essere umano. Noi Cesarina ci eravamo lasciati, non mi ricordo se l'anno scorso o poco più, mi ricordo dei bei video che abbiamo fatto insieme, abbiamo girato all'interno di alcune scuole dove tu hai intrapreso dei percorsi di yoga per bambini durante l'anno scolastico. E ci puoi dire qualche cos'altro di te? Che cosa hai fatto in quest'ultimo periodo? Prosegue sempre la tua attività, la tua ricerca e so che lei studia tanto, no? Sta ancora a... Ho finito da poco una formazione di 4 anni di approfondimento sullo yoga per insegnanti yoga e da quest'anno insomma abbiamo fondato questa associazione per continuare. I corsi di yoga per bambini continuano, quest'anno me ne hanno già confermati 2, abbiamo fatto anche un bellissimo centro estivo in cui la parola d'ordine è stata yoga, creatività e inglese. Abbiamo unito anche l'inglese perché volevamo appunto far confluire più elementi, arricchire la nostra esperienza. I bambini come sempre rispondono in maniera molto positiva a questi interventi e la soddisfazione è tanta, soprattutto nel vedere che proprio avviene un percorso. Nei bambini è anche un po' più veloce data la loro facilità e velocità di apprendimento. Un percorso che li porta ad ascoltare un po' di più il corpo e anche muovere diversamente il corpo. Spesso mi ritrovo con dei bambini che all'inizio sono un po' più, anche se non sembrerebbe, un po' anche legati nei movimenti o che non sono abituati a muovere il corpo, a coordinarsi e si stancano presto. Dopo un po' di questi giochi e attività insieme invece ci prendono gusto e scoprono il loro corpo un po' di più. È vero. E devo dire che qui con noi in studio sono davvero onorata e ti devo ringraziare. Abbiamo un grandissimo maestro yoga e un maestro ayurveda, molto noto, se fate caso il suo viso l'avrete già visto in televisione tantissime volte, e abbiamo qui con noi il maestro Amadio Bianchi. Buonasera, buonasera e benvenuto, anche lei collaboratore. Buonasera anche agli spettatori. Anche lei collaboratore di Cesarina. Certo, Zinetti, certo, io parteciperò anche io a questo convegno di che Confluenze è la sua, Armoniche. La sua seconda edizione e quindi sarò presente perché sono tra l'altro, ci tengo a dirlo, legato a questa città per motivi familiari e personali, in quanto mia mamma era di Cremona. Ah, davvero? E quindi ho un particolare affetto per i cremonesi, per Cremona, per la città, insomma, in generale. Ecco, per chi non la conoscesse, comunque è doveroso dover fare la presentazione. Amadio Bianchi è presidente del Movimento Mondiale per lo Yoga e la Ayurveda, della European Yoga Federation, della Scuola Internazionale di Yoga Ayurveda Surya e della Confederazione Ufficiale Italiana di Yoga. Vive e lavora a Milano, anche se abbiamo capito che ha origini cremonesi, ed è l'unico conoscitore in Italia e in Europa dei metodi che pratica e
che insegna. Inoltre ha tenuto corsi in Italia, India, Europa, Argentina, Brasile e Canada, praticamente quasi in tutto il mondo. Sì, nella mia vita oggi mi porta a viaggiare più di prima. Ho iniziato con lo yoga esattamente 50 anni fa, festeggio quest'anno il 50° anno di pratica, di studio, di insegnamento. Diciamo che tutta la mia vita da adulto è stata dedicata a questa disciplina per una ragione anche di salute, che se ho 2 minuti in genere so che poi questa domanda mi verrà fatta. Gandhi diceva: la mia vita è un esempio, e lo è stato davvero. Nel mio piccolo posso dire anch'io, anche la mia vita è un esempio, nel senso che io a 16 anni ho iniziato la mia vita da adulto facendo il pittore d'arte, e l'ho fatto per 10-12 anni come professionista, però contemporaneamente ho così manifestato dei problemi, soprattutto a livello sanguigno. Ho cominciato a soffrire di un'anemia. Nel giro di 2 anni, a 18 anni, è diventata un'anemia un po' più preoccupante, a 20 un'anemia perniciosa più che preoccupante, a 23 un sospetto di leucemia, a 23 anni e mezzo in cura per la leucemia. E questa è la mia reale vita. In quel momento mi viene tra le mani un libro che trattava lo yoga, e io ho avuto una conversione importante. Aprendo questo libro ho letto una frase che mi ha fatto scattare delle riflessioni, e devo dire che praticando intensamente questa disciplina, dopo 3 anni e mezzo praticamente l'esame del mio sangue erano a posto. Quindi adesso capirete di più perché io ho sentito poi in seguito una forte vocazione, sono molto grato a queste discipline, ritengo il mio un servizio che sto facendo per il mondo, quello di andare in giro, fare conferenze, far conoscere questa disciplina che a me ha donato agli inizi la salute, con la salute la capacità di poter fare delle esperienze di altro genere. Ecco, tanto per far capire ai nostri telespettatori, immagino che lei parlerà di yoga, ma non solo come disciplina fisica come le asana, ma proprio uno stile di vita a 360 gradi, cioè quindi sarà cambiato che cosa? Un po' tutto. Spesso come presidente della Federazione Europea mi viene richiesto e mi viene detto, con tutte le tipi di yoga che stanno in giro, dici qual è il vero yoga? Il vero yoga deve rispondere alle caratteristiche, all'obiettivo di questa disciplina contenuto nella sua parola, cioè nella traduzione della sua parola, che è una parola in sanscrito che parla, questa parola significa unità, unione, ed è un chiaro riferimento all'unione della parte fisica con la parte non fisica. Quindi definirlo yoga è molto facile, è yoga quando noi manteniamo uniti questi due principi a testimoniare la nostra azione. Non è yoga quando lo yoga diventa solo un'espressione del corpo, non è yoga, si tratta di ginnastica, di attività ginnica, ma non di yoga. Lo yoga è chiarissimo già dal significato della sua parola. È vero. E quindi a 23 anni e mezzo lei ha avuto la leucemia? Sì, sì. E poi? Un sospetto di leucemia, perché devo essere preciso, non è mai stata conclamata leucemia, perché poi è un cancro, è un sospetto di leucemia, però sono stato curato dal luminare dell'epoca che si occupava di leucemia, che è il professor Fieschi di Genova, che i medici che ci stanno ascoltando conoscono, perché è stato punto di riferimento per tutta l'Italia a quell'epoca, stiamo parlando di quasi 50 anni fa. Cos'è accaduto in me? Ho semplicemente scoperto che il mio problema non era di origine fisica, non aveva le sue radici nel fisico, ma nello psicologico, nel mentale. Oggi si direbbe un disturbo psicosomatico, nel senso che ero un giovane molto arrabbiato, come chi ci sta ascoltando sa benissimo, la rabbia finisce per colpire il fegato non funziona bene quando siamo arrabbiati, ed è nel fegato che si fa la qualità del sangue. Per cui mi è bastato in un certo senso guarire, come dico io qui, per arrivare a guarire il mio disturbo. Come sono guarito dalla rabbia, il mio fegato ha iniziato a funzionare meglio, il mio sangue si è totalmente ripristinato. Ma questo percorso l'ha fatto da solo o inizialmente guidato da un libro, e poi ho avuto grandi maestri. Io ho fatto 34 viaggi, è il 34esimo viaggio, ho incontrato moltissimi personaggi, ho studiato
con illustri persone. Nella Ayurveda il mio ultimo maestro è stato, diciamo, gli ultimi corsi, l'ultima formazione l'ho avuta con Vasant Lad, che era il compagno di Deepak Chopra quando si è fondato questo centro in America. Erano insieme loro due, poi si sono separati e io ho preferito seguire Vasant Lad. Ho avuto il piacere di avere tutti questi maestri che mi hanno dato la conoscenza che oggi ho, e sono grato a chi me l'ha donata. Non reputo neanche che sia un merito mio, ma lo yoga, la Ayurveda hanno in sé una conoscenza che vale la pena veramente di conoscere. Quindi io rappresento quello, come Amadio Bianchi rappresento proprio la conoscenza dello yoga e della Ayurveda, quella che mi è stato dato in questa vita di mettere insieme. Ecco, lei mi diceva che, io volevo definirla così, medico Ayurveda. Lei ha preferito dire no, io non sono medico Ayurveda, ma sono maestro. Sì. E in indiano si dice Vaidya. Sì, sì. Ma le persone che vengono da lei, che cosa le chiedono? Che problematiche hanno? Siccome la nostra non è una disciplina materialista, fondata su delle basi materialiste, dove il corpo viene preso in considerazione solo come attraverso i suoi organi, i muscoli, le ossa, ma è, dato che le basi della yoga e Ayurveda sono le stesse, una disciplina con termini moderni che si direbbe psicosomatica, si rivolgono a noi soprattutto per essere aiutati in quello che la medicina materialista non può aiutare. Che è la nostra medicina ufficiale. Tutta quella serie di disturbi del quale oggi soffrono il 7 su 10 delle persone, soffrono di questi disturbi non di origine fisica, quindi un'ansia, un panico, o disturbi gastrointestinali in conseguenza a somatizzazioni per aspetti emozionali. Ecco, a noi si rivolgono soprattutto per questo, perché lì la medicina indiana e la cultura indiana è molto forte. Ha un'esperienza della gestione della mente molto antica, ha una conoscenza, le faccio ad esempio, non voglio togliere spazio e tempo agli altri, però le faccio questo esempio, no? Noi siamo ancora privi di alcune definizioni della mente. Noi quando parliamo di mente abbiamo una sola parola per indicare una certa attività globale. Lei pensi che già 7.000 anni fa c'erano tre parole per indicare l'attività della mente. Non c'era solo manas in sanscrito, da cui viene mens, da cui viene menta, mente. C'era citta, che rappresentava l'attività emozionale della mente, e la buddhi, l'attività di tipo intellettuale. Quindi la mente oggi davanti a noi è un minestrone, invece nell'antichità erano molto più chiari, avevano l'attività connessa con la parte fisica materiale che chiamavano manas, quella emozionale e quella più specificamente intellettuale. C'era una conoscenza che ancora oggi, dopo 50 anni di studi di yoga e 43 di Ayurveda, io davanti a dei testi, quando leggo queste cose, mi emoziono ancora moltissimo, le dico. Perché dico, ma è possibile che 7.000 anni fa si aveva una conoscenza così profonda di questi aspetti ed oggi in questa vita così povera siamo ridotti soltanto ad occuparci di poste, di banche? Non so se do l'idea di quanto io mi senta che questa che sta davanti a me in fondo è una vita arida e povera. Mi pare che giustifico in questo modo la tristezza nella quale è immersa. In generale sono immerse le persone. La nostra società, è vero. È così. Purtroppo ha assolutamente ragione. E non a caso forse lei ha scelto il titolo del suo ultimo libro. Tra le altre cose diceva che ce ne sono in uscita già altri due. Sì. L'ultimo che lei ha pubblicato si intitola La gioia di vivere. E sicuramente questa gioia di vivere nella nostra società la troviamo un po' poco, forse a sprazzi della nostra vita. Nicole, è un obiettivo da raggiungere, è una condizione da ripristinare per ridare un po' di senso in più a questa vita, per renderla un po' più che valga la pena di essere vissuta, perché in queste condizioni di povertà, come le ho detto, di povertà intendo spirituale, ricchezza dal punto di vista materiale, o se me lo lascia precisare, il capitalismo, e non sto parlando in senso politico, ma in senso così storico, ha venduto a noi l'illusione che noi avremmo ricavato soddisfazione solo dall'acquisto di oggetti. Oggi siamo tutti pieni di oggetti e infinitamente tristi nel profondo di noi.
perché avendo perso il contatto con la nostra natura essenziale che si trova nell'altro aspetto della nostra condizione di persone vive, abbiamo perso questo contatto e oggi io sono in giro a spiegare alla gente come ritrovare un contatto con la sua vita non fisica, perché è là che si cela e si nasconde la gioia di vivere. È là dove, secondo la tradizione indiana, le divinità l'hanno nascosta. E quindi lei, secondo lei, questo percorso lo si può fare attraverso solo la ricerca personale, all'interno della famiglia? Cioè non è semplice, io dico che manca un po' di educazione, no? Manca sensibilità, manca educazione, perché all'interno delle scuole, fin da quando siamo bambini, i nostri figli. Certo. Io mi sto guardando in giro perché dovrei iscrivere mio figlio all'asilo tra poco. Sì. E mi piacerebbe si praticassero queste discipline umanistiche, di educazione sentimentale, di rispetto del proprio corpo, alla salute. Di base nella nostra educazione, e lo ritengo una cosa grave, manca un'informazione. Io sono arrivato a 23 anni e mezzo per scoprire che avevo anche una parte non fisica da gestire, cioè da partire dalle elementari, arrivare agli studi delle superiori, nessun insegnante mi ha fatto presente che la mia costituzione derivava dalla presenza di questi due principi, uno fisico e uno non fisico. Mentre in India lo insegnano fin? In India assolutamente. Ecco, adesso bisogna anche capire una cosa, perché non voglio neanche che chi mi ascolta sia poi subito stimolato ad essere fanatico di cultura orientale. Ognuno di noi ha i suoi difetti, capiamolo. L'India è fortissima e ricchissima nell'esperienza di tipo spirituale, l'hanno coltivata da migliaia di anni e può esserci maestra. Noi siamo fortissimi dal punto di vista razionale e materiale. Io sto lavorando per un'integrazione, sto dicendo ok, noi occidentali andiamo a recuperare la nostra parte interiore dall'altra parte del mondo, intanto che assistiamo agli indiani che vengono da questa parte a ritrovarsi da un punto di vista fisico-materiale. Quindi sicuramente l'India è molto profonda, molto, come vi posso dire, esperta in questo. Le ripeto, tutto quello che è mente, spirito, se vi prendete in mano dei testi classici o le prime pagine di questo libro in cui io parlo di un certo Patanjali vissuto 2000 anni fa, attraverso i suoi versetti ritroveremmo già delle risposte, perché oggi dovremmo impegnarci in discipline come queste. Ci tengo anche a dire che non è la sola disciplina che ci può condurre lì. Io parlo di questo perché ci ho dedicato la vita, però ci sono tante altre discipline che stanno riconducendo l'uomo in questo momento di crisi, lo stanno raccogliendo in un momento così di crisi e danno delle indicazioni per un recupero del suo contatto con la sua parte non fisica. Quindi a me è facile parlare di questo perché ci ho dedicato 50 anni, è chiaro, no? Davvero? Lì, se lei apre il primo capitolo e trova i versetti in sanscrito di questo monaco vissuto 2000 anni fa, trova una definizione dello yoga che è molto vicino a quello che serve a noi oggi, glielo posso dire anche a memoria. Il secondo versetto, quando lui comincia a spiegare che cos'è lo yoga, e dice prima di tutto Hatha Yoga Anusasana, cioè questo di cui vi parlerò è lo yoga. E poi dice, nella seconda frase, dice yoga ha citta vritti niroda ha. Lo yoga è inibizione delle modificazioni mentali. Cioè sta già partendo e dicendo, lo yoga è disciplina della mente. Oggi l'uomo è estremamente in crisi con la sua mente, che tra l'altro la medicina indiana la reputa una causa di malattia, la mente, quando è mal gestita. La mente è causa, una delle principali cause di malattia. Quindi chi si avvicina allo yoga deve sapere questo, che lo yoga, questo è uno degli obiettivi dello yoga, riprendere in mano la propria mente, gestirla e condurla in armonia a lavorare con il corpo. Questo è, in un certo senso, immediatamente una risposta che si può dare alle persone. Ma lo yoga può essere utile oggi a me. E io subito gli dico, in che condizione hai la mente? Oh, non me ne parlare, bene. Guarda che la seconda frase che dice questo monaco, che è il nostro punto di riferimento, è proprio questo.
Yoga è disciplina della mente. È vero. Allora, intanto io la ringrazio, Madio, poi avremo modo di approfondire l'argomento durante il corso della trasmissione. Lei ha parlato di integrazione di diverse discipline e proprio di questo argomento abbiamo un esperto sempre del vostro gruppo, che è il dottore Gianluca Chiocice, che era già stato qui con noi nei nostri studi in passato al Laboratorio della Salute. La ringraziamo per essere ritornato qui da noi. Grazie a voi. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Allora, voglio ricordare che il dottore è psicosociologo, specialista in teorie e tecniche di gruppo, docente di lettera e di filosofia. Infatti, assieme a lui vorrei cercare di capire l'importanza di fare confluire in un unico fine le varie discipline olistiche. Sì, forse questa è la scommessa un po' di oggi. Penso che la bellezza di questi tempi, tutti si lamentano di questa postmodernità, però il bello di questi tempi è che abbiamo tanti strumenti di conoscenza e anche tante conoscenze. È vero quello che diceva prima Madio, l'Oriente in genere ha lavorato più sull'interiorità, noi più sulla ratio, sulla ragione e quindi sull'esteriorità e sulla scienza, sulla tecnica. Oggi tutti e due i mondi sono insufficienti. Pensiamo che per esempio l'India, nonostante che la si idealizzi molto, produce il 60% dell'inquinamento al mondo perché usano il carbone, mentre noi industriali abbiamo già sostanze più sofisticate anti-inquinamento. Per dire che non c'è un'unica via della verità, però c'è un punto di confluenza delle varie conoscenze che ci dà un grande ottimismo di oggi, una grande possibilità. Esempio, che cosa può unire a livello di conoscenze, di prassi, la conoscenza antica orientale, indiana, cinese, thailandese, coreana, con le nostre conoscenze scientifiche? La visione della transpersonalità dell'uomo. Ogni uomo è fatto di, se vogliamo ridurre per capirci, quattro dimensioni. Bio, abbiamo un corpo, psico, abbiamo una mente, abbiamo un'emotività, socios, non dimentichiamo che siamo formati dalle parole che sentiamo dire da bambini, dal gruppo. Tutti noi siamo continuamente cambiati dalle relazioni, anche quando non sono del tutto soddisfacenti. E poi una dimensione spirituale. Se una di queste quattro parti non è integrata con le altre, noi non stiamo bene. Abbiamo sempre pensato di curare le persone con le medicine, con le erbe, con gli interventi chirurgici. Mai pensiamo, per esempio, che il nostro corpo è il frutto del nostro modo di pensare. Quindi una grande educazione che manca completamente nel mondo occidentale è, per esempio, il controllo del pensiero. Pensiamo che le famose discariche che producono inquinamenti sono la conseguenza di una discarica mentale che noi abbiamo. Eppure nessuno ci ha mai insegnato a scuola, all'università, a bloccare il pensiero. Oggi è possibile fare confluire queste conoscenze in una prassi veramente armonica dell'uomo che unisca tutte queste parti. Per esempio, in psicologia parliamo di psicologia transpersonale, che è nata negli anni 60, Wilber, Maslow, per esempio, che pensano che la vera realizzazione dell'uomo sia quando l'uomo si esprima su un piano spirituale, non quando stia bene, perché poi cosa vuol dire star bene? Già tanti decenni fa il preambolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva detto che la salute non è l'assenza di malattia, ma è la piena capacità di vivere globalmente la propria creatività e la propria espressione. Questo oggi non avviene, perché l'uomo è stato ancora spaccato. E anche la definizione psicosomatica è pericolosa, perché parte dal presupposto ancora che ci siano queste due categorie. La psiche, la mente, e il corpo. Ma in realtà sono la stessa cosa. Quando noi siamo tristi, il nostro corpo lo esprime, i nostri occhi, per i greci, lo specchio dell'anima. Quindi è possibile arrivare a una visione dell'uomo in cui sia al di là dell'ego, perché il vero problema che genera ogni malattia è proprio il senso di avere un io separato dal resto. Io so che questo discorso è complicato all'inizio, però se pensiamo che il nostro io, che lo identifichiamo con il nostro corpo, ha 9 parti di uscita, come diceva il filosofo Gautama Siddhartha, detto poi Buddha. Cioè, perché dico 9 filosofo? Parti in che senso? 9 uscite di comunicazione con l'esterno. Quindi siamo veramente un io separato dal resto o siamo una sorta di vaso comunicante aperto con il mondo? E respiriamo quali sono queste 9 uscite? Eh sì. Quali sono queste 9 uscite? Gli occhi, la bocca, il naso, l'apparato genitale, okay. Le 9 porte chiamate.
Questa semplice constatazione a livello mentale ci apre delle nuove strade. Per esempio quella, che è la più importante per non soffrire, di pensare che quando noi diciamo io, a cosa alludiamo? A un'entità che, come direbbe Eraclito, è in continuo cambiamento. Non c'è un io dato. Noi siamo sempre diversi, ma siamo sempre in comunicazione con l'esterno. E come dire, questa è la nostra grande ignoranza. La foglia la chiamiamo foglia, però appartiene a un ramo. Il ramo lo chiamiamo ramo, però appartiene a un tronco. Il tronco lo chiamiamo tronco, appartiene alla terra, non c'è un albero sospeso nel cielo. Quindi entrare, ecco, questa è la vera meditazione, entrare poi nel senso della parola yoga, come diceva Madio, entrare in un'ottica in cui esiste un tutto, e quando l'uomo si riconnette a questo tutto, chiamiamo spiritualità, chiamiamo dimensione cosmica, lì stiamo bene, lì siamo a casa. Finché c'è un ego avremo sempre dei problemi. Pensiamo in psicologia, quando è che una persona è risolta? Mai. Quando siamo felici abbiamo una grandissima paura, quella di perdere la felicità. Quando siamo infelici abbiamo una grandissima tristezza, siamo infelici. Quando è che la vita è risolta? È risolta quando entriamo in una dimensione transegoica. Ecco perché oggi c'è questo rapporto modernissimo, sia in filosofia, parlando di filosofia transpersonale che apre altre porte, sia in psicologia, quando parliamo di psicologia transpersonale, in cui, ripeto, la realizzazione non è nell'avere delle cose, ma è nell'esprimere la propria componente spirituale, la propria potenzialità cosmica. Tutti siamo fatti di gocce di spirito celeste comunque, no? Come l'oceano è fatto di miliardi di gocce. Così tutti apparteniamo comunque all'uno. E questa unità da recuperare, altrimenti l'uomo si sente frammentato, solo, isolato, un po' come oggi. Isolato, solo e frammentato. Purtroppo non stiamo facendo un bellissimo specchio della nostra realtà, però possiamo dobbiamo cambiarla. Fare una riflessione, possiamo cambiarla. Questo è per quello siamo qua, penso, no? È possibile cambiare. Per far riflettere. Sì. Va bene, la ringrazio intanto Gianluca, con lei proseguiremo il discorso, e come ultimo argomento di questa puntata, ma non per importanza, ma perché è solo una questione di scaletta, abbiamo qui con noi Valeria Guerra, buonasera. Valeria Cavaliere, scusate, insieme a lei, che è personal coach in PNL, master Reiki, appassionata al mondo esoterico delle terapie olistiche, ha frequentato numerosi corsi, anche di fisiognomica del viso, del corpo, con Mian Xiang, yes, giusto? Sì, esatto. Ok, lettura dei tarocchi di Jodorowsky, fiori di Bach, e poi ha fatto anche diverse meditazioni guidate, la cristalloterapia e tecniche di rilassamento e anche lavaggio energetico. Esatto. Insieme a lei oggi vedremo, diciamo, la lettura dell'anima attraverso le carte di Jodorowsky. Sì, esatto, attraverso i tarocchi di Jodorowsky. Allora, ci tengo a precisare subito che non si tratta di cartomanzia, quindi nessuna previsione del futuro, di probabili future, come dice Jodorowsky. Jodorowsky è un uomo attualmente ancora in vita, che ha dedicato 40 anni della sua vita all'arte e alla creatività. E lui sostiene che l'arte non è arte se non serve per guarire, quindi attraverso la creatività si esprime e si sprigiona una energia per cercare proprio di migliorare, migliorarsi e per evolvere. I tarocchi di Jodorowsky lavorano proprio per andare a capire esattamente cosa la nostra anima vuole in questo determinato momento, nel qui e ora. Quindi viene fatta questa lettura proprio per riuscire ad aiutare le persone a guardarsi dentro, a fare un lavoro di introspezione per poter migliorarsi, per evolvere. Come dicevano Amadio e Gianluca, spesso la nostra mente ci porta comunque a essere molto razionali e andare in un certo tipo di direzione. Ma la nostra anima in realtà cosa vuole? Cosa ci sta chiedendo? Quindi cosa succede? Che a volte poi il nostro corpo si ribella attraverso la malattia, attraverso problematiche psicosomatiche di ansie, fobie, attacchi di panico, e quindi tutto è collegato, sempre il problema rimane la nostra anima, da cosa vuole esattamente l'anima. E coi tarocchi di Jodorowsky io ho trovato uno strumento molto valido per poter aiutare le persone, assieme comunque a altre tecniche, quali la PNL, i trattamenti energetici, per poter evolvere e migliorarsi. Come mai Valeria si è avvicinata? Ma allora, è sempre stata una passione da quando sono adolescente. Beh, giovane.
Sì, ni, dai. È una passione che porto dietro da parecchi anni, dalla mia, da quando ero adolescente. Per caso ho trovato questo mazzo di carte che erano i tarocchi di Marsiglia, perché Jodorowsky praticamente riprende i tarocchi di Marsiglia, li riproduce cambiando alcuni particolari, alcuni dettagli, però sempre i tarocchi di Marsiglia si parla. Sì, ma io non intendevo solo i tarocchi, ma proprio anche questa sua ricerca personale. Sono partita da me in un momento della mia vita in cui non ho avuto malattie particolari, però ho rivisto un po' il mio percorso di vita e mi sono resa conto che vivevo troppo la vita in maniera materiale e superficiale, e da lì ho cercato di fare un percorso di evoluzione personale e mi sono approcciata proprio per guarire me stessa. Dopo, con l'andare del tempo, mi sono appassionata sempre più a queste discipline olistiche, ho visto il risultato che ho ottenuto e ho pensato comunque che diventasse poi una professione. Amo molto questa professione, cioè il fatto di poter trasmettere alle persone, di poterle aiutare, è la cosa più bella del mondo. Cioè, sapere lei che si ricorda la prima volta che le hanno tipo letto le carte, cioè l'anima attraverso le carte di Jodorowsky? Guarda, essere sincera, al primo corso che ho fatto mi è stata letta per la prima volta la mia anima attraverso Jodorowsky. L'ho sempre fatto io e poi è capitato questo corso di farmi leggere l'anima. E effettivamente quelle cose che sono saltate fuori erano reali, perché comunque tutti noi abbiamo una parte ombra che a volte non vogliamo vedere per paura. Però io consiglio sempre di vederle, perché solo così si può evolvere, attraverso proprio questa nostra parte ombra e superando le nostre paure. Ha toccato qualcosa di personale, vero? Ma sì, di paure ce ne sono tantissime, la parte ombra ce l'abbiamo tutti, siamo tutti umani, siamo qui sulla terra apposta per evolvere. Infatti io quando le ho detto possiamo fare una dimostrazione, sì, certo, ho detto volentieri. Preferisco se la fa qualcun altro, perché insomma, sì, diciamo che bisogna, esatto, bisogna avere un po' di coraggio. Però il coraggio poi fa superare tante paure. Bene, allora abbiamo capito, è già volata la prima parte, quali saranno gli argomenti di questa puntata di Laboratorio Salute. Abbiamo conosciuto, presentato i nostri ospiti. Adesso mi dispiace doverla interrompere anche lei, Valeria, perché abbiamo una piccola pausa pubblicitaria da rispettare, ma state con noi perché ritorniamo tra poco.